anche per le indicazioni operative che ci ha fornito in maniera particolare nell'ultima parte della sua relazione. Se fosse consentito dare una risposta non nella veste di politico ma nella veste di cittadino, potrei azzardare, a seguito della sua domanda perché non vengono promossi questi interventi, potrei azzardare la risposta perché non ci sono soldi, è quello che generalmente ci sentiamo dire in maniera particolare in un periodo di vacche magre. Ma credo che ci sia una motivazione diversa, cioè una scarsa comunicazione fra operatori del settore, fra espressori della scienza e il mondo dei decisori politici, per cui molto spesso non si ha conoscenza della efficacia di interventi poco costosi, per cui ci si abbandona a delle improvvisazioni che poi si rivelano inefficaci, come ha detto lei. E anche se dovesse esserci un problema di copertura economico-finanziaria, io per l'ennesima volta mi permetto di ricordare agli autorevoli e prestigiosi presenti che nei fondi che sono assegnati alla sanità, più del 5%, originariamente del 5%, ora con i fondi aggiuntivi è aumentata la percentuale, più del 5% è assegnato all'azione della prevenzione. Quindi anche se dovesse esserci un problema di copertura finanziaria, io ritengo che basterebbe instaurare un rapporto più vicino, più intenso, più diretto con i decisori politici per ottenere quei risultati come ad esempio sono stati ottenuti con la legge Silvia. Quindi io mi auguro che il prossimo anno il professor Zucco e i suoi collaboratori, oltre ad invitare autorevoli rappresentanti del mondo della scienza, possano invitare i decisori politici in maniera da comunicare loro direttamente come stanno le cose e chiedere a loro un'assunzione di impegno e di responsabilità che possa valere molto di più di qualsiasi comunicazione di altro genere. Tanto non vengono. Scusa, ciò siamo detti con un verbale. Solo due secondi per ringraziare la dottoressa Amato per quello che ha detto e soprattutto mi ha colpito questa differenziazione. Ci sono ambiti di ricerca scientifica che sono perfettamente legittimi, ma quando si fa il salto dalla ricerca scientifica alla politica sanitaria bisogna stare attenti alla trasferibilità e ai costi. Allora, attenzione, perché molto inganno pubblicitario potrebbe sorgere rispetto a degli ottimi risultati di ricerca, ma quando andiamo a fare politiche sanitarie dobbiamo valutare anche i costi. Si fa smettere di fumare spesso richiede 10 minuti di tempo, come tanto, come minimo attuale, se triplica, arriva a triplicare l'efficacia della cessazione. Tutto questo è infinitamente meno costoso di interventi pur interessantissimi che riguardano la ricerca. Questo è bene che lo si tenga d'occhio, perché qui ci sono ricercatori, ma ci sono anche clinici, ma ci sono anche decisori che fanno le politiche sanitarie. Ciascuno per il posto, ma soprattutto bisogna stare attenti. Scusate, no, ma adesso lo devo presentare Giacomo, mi sembra un po' difficile. Giacomo Mangeracino, prego. Grazie, buongiorno per la mia collocazione in questo momento della giornata. Probabilmente per tirare sul morale della truppa, per cui farò del mio meglio, cercherò di non essere scontato di queste tematiche e di dare un pizzico anche di originalità nella trattazione. Partiamo dal 1953, quando negli Stati Uniti nasce il 5-Day Plan to Stop Smoking, e questo volume, che è stato il primo volume pubblicato in materia, l'ho comprato via internet in una libreria di libri usati negli Stati Uniti, l'ho pagato $6 e $30 per la spedizione, ma mi valeva tutto. Però vedete, a quel tempo il concetto di terapia del tabagismo era molto lontano e il counseling non c'era ancora. Ed è per questo che mi piace accostare queste due epoche, quello che è stato gli albori del trattamento del tabagismo, quindi i primi movimenti che dimostravano già qualcosa. Io, grazie al cielo, possiedo anche una raccolta importante, mi piacerebbe qualche volta raccontarvi questa storia straordinaria proprio attraverso la stampa, perché nell'arco dei decenni credo che la stampa abbia creato uno dei più grandi dossier sul tabacco. E quindi nel 1973 io fui testimone, non così occasionale, di questo evento importante che dava un messaggio. C'era una domanda forte.
contrariamente ad oggi, tanta gente ha l'idea che ci fosse una possibilità di trattare il tabagismo, accorse in migliaia a riempire dei locali, delle tende gonfiabili, ed è stata una delle cose che mi sorprese anche me, nonostante che alcuni avrebbero preferito il suicidio. Vedete, anche le testate giornalistiche nelle loro titolazioni raccontano l'emotività di un popolo di fronte a questo problema. Lei, cronisti Cavia, si sottopose a questi trattamenti con un imbonitore, un sociologo che veniva dall'Argentina, un po' all'americana, e ovviamente era il primo esperimento, un esperimento che veniva vissuto in diretta nazionale. Vedete, forse oggi vinceremo, affamati ma felici. Però vedete, nel 1980 io fui intervistato dalla redazione del giornale, mi convocarono la redazione del giornale di Sicilia a Palermo, e per la prima volta io dissi: siete tossicodipendenti. E cercai di spiegare con le argomentazioni che avevo nel 1980, e venne pubblicato questo articolo, ma che comunque segna una piccola tappa che poi sarebbe stata rivelatrice, diciamo un messaggio rivelatore per gli anni successivi. Ho fatto esperimenti di tutti i tipi, compreso quello di mettere 1000 persone dentro un centro sportivo. Abbiamo riempito, Repubblica titolò il 1000 al fumo, era il 1987, si sperimentava di tutto, compreso anche la smoking policy. Vedete, nel 1988 e per la prima volta sono entrato in un carcere per fare un'attività di smoking policy all'interno della struttura carceraria. Quindi è interessante, no, questo viaggio nel tempo, dove ancora l'approccio era rudimentale, si sperimentava, e vedete come fiorivano le inesattezze, no? Oggi le guardiamo così con un po' con un sorriso fra le labbra, no? Basta un pizzico di volontà, questione di metodo, soltanto che alcuni giornalisti si ponevano giustamente la domanda cruciale, che poi per noi è stata accompagnata il tempo. Abbiamo smesso, ma fino a quando? Allora, è questione di metodo, e entriamo finalmente in quello che poi è stata l'area della maturità. Quindi c'è stato un momento di sperimentazione, no? Dell'entusiasmo, del voler capire cosa ci stava dietro, e poi c'è stato il tempo della maturazione, della maturità. Però, vedete, l'area clinica, come dico qui, ha delle regole precise, ma offre ancora spazio alla gestione personalizzata del paziente e del suo problema. Nel senso che noi abbiamo linee guida di attenerci ad uno standard, però, ecco, adesso vedremo meglio questa variabile operatore, quanto sia importante e quanto condizioni la terapia. E l'ars curandi, quindi la valenza dell'operatore e i suoi skills. E vediamo quali competenze. Quindi da pinghino prendevo semplicemente questi aspetti che mi sembrano quelli giusti, insomma, i parametri. Il tabagismo richiede un approccio multilivello, ecco le cose di cui certamente ci mettiamo la mano sul fuoco, che il minimal advice richiede competenze semplici, che è sorretto, diciamo, dal concetto di corretta informazione, che richiede soltanto un'adeguata relazione e comunicazione col paziente, e ogni operatore ha un proprio ruolo nella piramide degli interventi, soltanto che il mio piacere è quello di complicarvi la vita un tantino. E quindi, schematizzando, prima di tutto, ecco, io ho preso, mi sembrava molto buona questa struttura che hai fatto, viaggio, solo che ho cambiato la A in C. Certo, perché era K, che era al posto della seconda C, c'era una A che era ascolto, e veniva K, e dico, no, insomma, non mi sentivo di fare una presentazione K. E allora ho detto che facciamo una presentazione delle 4 C e andiamo in linea perfettamente con quella che è la struttura, per esempio, delle 5 A. D'altro canto, le prime 3 C che vedete qui
descrivano un po' la struttura delle 5 A, che poi tradotta dal carissimo Poropat era chiedi, comprendi, controlla, consiglia, cura e controlla, che erano ask, advice, assess, eccetera, tradotte in italiano. Solo che il chiedi, comprendi e consiglia l'abbiamo prelevato e mantenuto e mettiamo in concludi. Allora abbiamo un tempo che va insomma dai 5 ai 7 minuti in cui è strutturato il general advice. Allora, se noi abbiamo una strutturazione chiara in cui a chiedere l'operatore impiego la ventina di secondi, a comprendere, quindi utilizzare un po' la chiave, capire in questo cammino di cambiamento, ecco, dove posso stadiarti, no? In quale stadio ti trovi, e quindi avere la chiave per entrare nel punto giusto, consigliare, vedete però le frecce diventano, nel momento in cui io devo comprendere la freccia va dal paziente a me, nel momento in cui devo consigliare c'è uno scambio e lavorare sul feedback per poi concludere in un minuto e dare un messaggio conclusivo, un'informazione che può essere utile per quel paziente. Bene, a questo punto, sempre schematizzando, io ho utilizzato questa, quella che si chiama normalmente la finestra di Johari e che permette di relazionare quello che è noto agli altri e quello che è noto a sé. E ovviamente noi ci relazioniamo nel mio advice, nel counseling, su questi due aspetti soltanto, quindi ciò che è noto alla persona, ma noto anche all'operatore, quindi aperto, ciò che può essere non noto alla persona, ma è noto all'operatore, per cui ho la possibilità di interagire con la tua struttura mentale, non sovrapponendo la mia mappa alla tua, ma cercando ovviamente di lavorare su uno scambio. Ma in alcun modo scenderemo in un profondo che chiameremo psicoterapia, per carità. Allora, questo serve per dire che il nostro ambito di accesso è limitato ad una fascia. Se dobbiamo definire il counseling, ormai ci vale definizioni, no? Andate a cercare, sono quelle, no? Attivare, orientare, sostenere, sviluppare. Ed è qui che vorrei un po' confondere le idee. Perché tutte queste sono risorse potenziali, noi diciamo teoricamente sappiamo ben parlare di counseling e istruire su quelle che sono le linee teoriche del counseling. Vedete, io l'ho voluto chiamare counseling tabaccologico, anche perché lì esiste già una confusione di base, perché alcuni lo chiamano counseling motivazionale, altri lo chiamano counseling comportamentale o counseling cognitivo, cognitivo comportamentale, insomma il counseling tabaccologico. Significa che applichiamo le stesse regole del counseling, ma applicando questo strumento alla dipendenza tabagica, che è diversa rispetto ad altre forme di dipendenza. Ma non è questo il tema, se poi volessimo approfondirlo, va bene. Si comunica in modo diverso perché diversi sono i cosiddetti pazienti, delle virgolettate, ovviamente, perché abbiamo difficoltà il paziente, il cliente, eccetera. Però la pratica, ovviamente, è più complessa della teoria. Ecco, vedete, come tutti gli approcci basati sulla relazione terapeutica, non rappresenta uno standard. Ogni setting ha delle sue peculiarità. E quindi, dicevo, la variabile operatore ci risulta estremamente importante. In altre parole, se qualcuno mi viene a dire, noi facciamo il counseling, io non lo so che fare. Non lo so, è una parola. È come dire, noi facciamo prevenzione. Che vuol dire? Che vuol dire? E quindi non esisterebbe un counseling, ma tanti counseling. Quanti sono gli operatori e quanti sono i pazienti? Questo è un concetto che viene dai setting alcolologici, quando Kundolin diceva che esistono tanti alcolismi e non soltanto un alcolismo. E allora che meravigliosa la rete! Basta digitare setting terapeutico su Google,
gli fai dare delle immagini e meravigliosamente ci possiamo fare una giornata di formazione unicamente analizzando questi setti e capire cos'è un setting tabaccologico anche e vedere come ci si relaziona, in quale direzione, la postura e il modo di essere e capire se io mi trovo bene in una posizione o in un'altra posizione. Ho bisogno di un tavolo davanti tra me e il paziente cliente oppure voglio comunicare in modo cinestesico così con, per come sono. Poi sono andato a digitare counselor ed è venuto questa persona meravigliosa. Ecco, io voglio essere lui. Se io dovessi idealizzare, no? Il concetto di counselor, vorrei essere lui, mi è venuto l'ideale, no? Mi è venuto l'idea, vabbè, c'è il capello, c'ho i capelli dentro, no? E l'ideale era questo, vedete, sguardo volitivo, la persona, uno dice sì, ti prego, fammi diventare tuo cliente, insomma, sono nelle tue mani. E certo, la sua, vedete, ho voluto pubblicare anche la sua presentazione, no? Come per dire, la stoffa del campo, qui c'è le stimmate del campo, le stimmate. Noi le dobbiamo acquisire, non è facile. E quindi significa un lavoro di preparazione in questo campo dove non la stragrande maggioranza degli operatori non sono sui banchi di scuola, non siamo stati preparati a questo. Allora, è giusto una parola sul linguaggio. Beh, io ho scomodato Wittgenstein che ha scritto delle cose incasinatissime sul linguaggio, però ho voluto prendere semplicemente questo aspetto per dire ma che cos'è la parola, come la utilizziamo, cos'è un semplice atto di etichettatura, ma cosa ci prepara la parola. E in effetti attenzione, perché la parola evoca immagini, è importante, no? I politici lo sanno benissimo. E poi ho voluto mettere a confronto, insomma, questo è il sacro con il profano, scusate, ma mi stimolava molto l'idea della dottoressa Carbugli. E quando Renzo pronuncia la parola di Don Rodrigo, immediatamente cambia la struttura del linguaggio dell'avvocato e dice, beh, voi fate questi discorsi e non sapete misurare le parole, e venite a dire uno che di parole se ne intende e sa quanto vale. Bene, sul potere delle parole c'è qualcosa, come compito per casa, ecco, andate a digitare sulla rete Power of Words e vedete questo meraviglioso filmato che non ho portato qui per brevità, ma vedetelo perché vi fa capire come il potere delle parole è in grado di cambiare completamente, di sovvertire completamente una relazione, la relazione fra me e l'altro, potrebbe essere il paziente, possono essere altre persone. Ed ecco che ho voluto sintetizzare questa diversa visione espressa in parole fra il paziente, il cliente, l'operatore, dove c'è una rappresentazione della cosa totalmente diversa. Ecco, io 3 giorni fa mi trovavo in una diretta sulla 7, dove mi hanno messo solo contro tutti, insomma loro vogliono fare televisione per loro vuol dire questo, metterti il cane rabbioso accanto, il provocatore, e dove mi sono trovato a dire di fronte a uno, lo stilista Dominella, che diceva, ah ma io questo vizio, dico guardi, quello che lei chiama vizio, io lo chiamo dipendenza, io sono un uomo di scienza, lei sarà bravo un stilista, dico però, e lei ne deve ascoltare di me. Perché è chiaro che siamo noi a dovere esprimere il concetto per quello che è. Tuttavia, andare a sfondare quella concezione lì è un'impresa ardua per l'operatore. Quindi teniamo ben presente che si tratta proprio di uno scontro di strutture mentali completamente diverse. E parlando di parole, il counseling fondamentalmente si poggia su queste tre parole: permesso, potere e protezione. Permesso, accetterebbe il consiglio? Potere, seguono il mio consiglio. Protezione, certo, posso aiutare. Allora, vedete che in questa sintesi
si può vedere un po' come è orientato il nostro lavoro, ma tutta questa è solo apparenza. Ecco perché dicevo, mi piace confondere le idee, perché ci sono vari modi di dare un permesso e di dire accetterebbe un consiglio. Bisogna vedere se in quale posizione mi metto, se la mia autorevolezza in quel momento cala, o proprio sto bussando, toc toc, scusi, mi permette di darle un consiglio. Attenzione, una cosa è dire il concetto, una cosa puoi esprimerlo tecnicamente. O anche seguo il mio consiglio, lo posso dare in una maniera talmente impositiva da creare una reazione non proprio consona e congruente. Ma così come anche la protezione, cioè a dire posso proporre come un genitore normativo e dove il bambino adattato del cliente lì per lì l'accetta, ma può anche ribellarsi in un certo momento. E poi le parole del danno e della guarigione sono quelle pratiche. Quando noi eseguiamo il CO espirato e quando noi con l'esame più a basso costo che esiste è questo, la frequenza cardiaca, quando noi andiamo a dire, ecco, andiamo a vedere, di questo ne abbiamo fatto uno strumento straordinario, tattile, dove qualche volta l'operatore al paziente che non riesce a trovarsi il polso, andiamo noi a dire, guarda, vediamo, glielo trovo io, no? Quindi c'è anche questo momento tattile di relazione col paziente, quindi è complessa la relazione. E bisogna fare attenzione ad usare le parole ed ecco che confluiamo pertanto in questo punto conclusivo. Perché la CITAB incentiva la formazione? E per questo motivo, per incrementare l'omogeneità degli approcci, per avere la possibilità di dire a me, so come lavora e come il counseling che fa, recentemente proprio Viaggio Divino ha fatto un corso sulle tecniche di counseling che è stato molto frequentato, quindi una sessantina di partecipanti mi sembra, no? E allora questo per noi è l'ora di agire, quindi scommettiamo molto sulla formazione, non sulla improvvisazione, non per il fatto che figure istituzionalmente vocate o preparate alla assistenza alla salute del cittadino già di per sé le consideriamo abili in questo campo. L'abilità e gli skills noi li otteniamo nel tempo sperimentando, confrontandoci e soprattutto formandoci. Quindi ecco, empowerment, dobbiamo puntare su questo, rafforzare, consolidare i servizi tabagismo. È per questo che la CITAB ha aggregato questa rete formidabile di 150 centri di tabagismo e stiamo lavorando con loro finalmente in un rapporto dinamico continuo e credo che questo rappresenti il futuro. Grazie.